Tra i partner di questo progetto c'è anche Airmec che si occupa di che cosa? Trattamento aria, il progetto prevede la climatizzazione di questo impianto per la stampa. Ovviamente le situazioni climatiche della Nigeria sono particolarmente critiche, solo esperienza e capacità di gestire anche a distanza e quindi con le forniture, le spedizioni ben calcolate, si può pensare di riuscire in un progetto così ambizioso. Ecco, immagino che sarà anche per voi una sfida molto ambiziosa e che vi vedrà in campo in che modo? Allora, ambiziosa sicuramente, però abbiamo già le nostre esperienze, siamo un'azienda che da 30 anni è sul mercato sia italiano che estero, ha già lavorato nel 97 in Costa d'Avorio e lavoriamo nei paesi dell'est costantemente. In particolare ci vede interessati alla parte di condizionamento, quindi alla fornitura di unità di trattamento aria, di pompe di calore e la possibilità di recuperare l'energia che queste macchine consumano e trasformano in calore per appunto recuperare l'energia e trasformare e rimetterla a disposizione. Situazione questa molto importante poiché la zona in cui ci troviamo è a carenza di energia e l'impianto è molto energivoro, quindi sicuramente ha una necessità di questo tipo.